zero gol e zero punti fatti è un record assurdo se si pensa alle prestazioni che avete messo in campo. Sì, in effetti proprio per le prestazioni che abbiamo riportato, perché abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene, abbiamo sempre diciamo schiacciato le squadre avversarie, è veramente un peccato, adesso dovremo sicuramente lavorare su questa cosa perché se no è un peccato veramente. Hai ripensato a quelle due palle che hai avuto da Bellino? Ma meglio non pensarci e andare avanti, perché sennò dopo si iniziano a creare dei castelli e tutto, ma obiettivamente penso che sia una cosa a sto punto un po' generale, visto che oltre a me abbiamo avuto tante altre occasioni, quindi sì, dispiace ovviamente, anche perché mi piacerebbe potermi sbloccare davanti a questo pubblico. Oltre ai due palloni che hai avuto, però hai creato anche tanto per i compagni. Come ti trovi in questo nuovo, con questo nuovo sistema di gioco insieme a Crespo? Ah, devo dire che stiamo giocando così veramente bene, quindi insomma il mister sicuramente si è messo col zampino, una persona che si fa rispettare ma allo stesso tempo che porta molta serenità e di conseguenza la squadra è con il mister, solo da fare i complimenti al momento. Tante occasioni create, nessun gol realizzato, Crespo vi ha detto qualcosa, in particolare a voi attaccanti, come la sta gestendo? Certo che cerca sempre di darci dei consigli, comunque lui i gol ne ha fatti, sa come si fanno e quindi ci sta cercando di aiutare, ma ci lascia la serenità massima perché sa che da attaccante si possono vivere questi momenti e da un giorno all'altro ti può cambiare tutto invece. Un momento da gestire probabilmente per voi attaccanti più dal punto di vista mentale che dal punto di vista tecnico. Ma sicuramente, perché comunque se riesci a creare, a costruire così tanto vuol dire che le qualità ci sono per farlo. Sicuramente sarà qualcosa di mentale da sbloccare. Prossima partita qui al Braglia contro la Ternana, avversario anche questo non semplice, ma insomma c'è il pubblico del Braglia che fin qui nonostante nessun punto vi sta sostenendo. Sì, sicuramente, noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi anche perché Modena è una piazza che vuole calcio, e dobbiamo riuscire a trascinarli perché vedere lo stadio Braglia pieno è emozionante insomma. Che partita sarà? Sicuramente dura perché loro vengono da un ottimo punto in casa contro il Cagliari e sofferto, quindi vuol dire che è una squadra che non molla fino all'ultimo e sicuramente gli avrà dato un giro di, insomma, di serenità a questo pareggio veramente importante con una squadra che insomma dovrebbe vincere il campionato secondo i pronostici.